Ben ritrovati! Oggi vi vogliamo mostrare come è possibile, in modo molto semplice, misurare l'età degli oggetti, cioè ottenere una datazione. Il sistema del carbonio 14 non funziona. Non è vero che decade in modo costante e, diciamola tutta, è un inganno per stabilire datazioni a piacere e a convenienza. C'è invece un altro elemento in natura che ha delle caratteristiche molto particolari, il torio. Questo, contrariamente a quanto si racconta, è presente in qualsiasi tipo di materia e si modifica in modo costante nel tempo. Il torio, quindi, ci permette di datare un oggetto con certezza e precisione. Nella tabella periodica ufficiale è stato individuato in una forma precisa, ma è una sua manifestazione individuabile. In realtà si conosce solo un aspetto o una manifestazione della sua vera natura, e questo succede per tutti gli elementi individuati finora, che sono 118. In natura gli elementi sono 213, quasi il doppio, e non sono individuabili quei sistemi canonici. E di quelli conosciuti, dei 118, si conosce solo una parte. Questo perché l'atomo non si può osservare in modo completo, ma solo alcune sue manifestazioni esterne. Nessuno quindi ha mai osservato direttamente un atomo, perché molti degli elementi di cui è composto sfuggono all'osservazione con qualsiasi microscopio. La scienza conosce solo la metà della realtà, cioè una parte della sua manifestazione. Ora vi mostriamo il comportamento del torio. Questo elemento rilascia un'energia particolare che solo in senso verticale, verso il basso, restituisce un flusso che interagisce con le altre energie. La risultante di questo flusso possiamo misurarla col pendolo. È sufficiente posizionare il pendolo sotto l'oggetto, sulla sua verticale, e misurare la risultante. Vediamo che prende una direzione precisa in base al suo stato e quindi la sua età. Questa scala è un riferimento che va da 0 a 6 miliardi di anni. Proviamo a misurare un pezzo di granito. Come vediamo, questa roccia ha circa 85.000 anni di età. Questo, a nostro avviso, è un presunto asteroide. Misura circa 6 miliardi di anni, quindi pare sia proprio un asteroide. Gli asteroidi si sono formati al momento della creazione del nostro universo. Testiamo un oggetto più recente, un pezzo di un vaso di terracotta. Questo risulta di circa 70 anni fa. Spieghiamo ora una caratteristica peculiare del torio. Questo è un pezzo di ramo di ulivo. E misura circa 4 anni, tagliato con le mani. Quest'altro è un pezzo dello stesso ramo dell'albero, ma appena tagliato col seghetto.
misura 0 anni, appunto perché è stato appena tagliato. Questo è un dato importante perché indica che il torio, se stimolato con energie come per esempio quelle derivanti dallo sfregamento interno dovuto al taglio, si resetta. Non si resetta invece se levighiamo esternamente una pietra, ma solo se l'azione interessa anche la parte interna. Quindi, se misuriamo una pietra che è stata tagliata per costruire una chiesa, ad esempio, non misuriamo più l'età della roccia originaria, ma quella a partire dal momento del taglio, e quindi possiamo stabilire con esattezza quando è stata edificata una chiesa. Il torio si resetta quindi per sfregamento da seghetto, ma anche da taglio con laser, vibrazione con onde sonore, eccetera, cioè qualunque operazione meccanica che interessi anche la sua sezione interna. Un taglio netto con una cesoia non incide perché non provoca sfregamento, ma taglia per pressione in senso lineare. Questo vale per qualsiasi cosa costruita dall'uomo e quindi manipolata necessariamente a livello energetico. Possiamo anche misurare la nostra età, cioè l'età del nostro corpo, misurando una mano. Ovviamente questa scala è molto piccola e ristretta, ma se volessimo fare delle letture più precise, potremmo ingrandire una fetta di questa scala, ad esempio quella che va da 0 a 100 anni, per misure di oggetti recenti. Potete divertirvi da soli a verificare l'attendibilità di questo tipo di misura. Ne vedrete delle belle. Se collaboriamo nelle misure, possiamo insieme ricostruire la vera cronologia delle costruzioni e risolvere enigmi importanti sulla nostra storia. Per esempio, per datare la costruzione reale di un edificio, mettiamo una chiesa, basta misurare col pendolo sotto la sua verticale qualsiasi pietra, come un arco, e verificare l'età. Ci restituisce il momento preciso in cui è avvenuto il taglio e quindi l'edificazione. Come abbiamo visto, tutte le informazioni più importanti sono presenti a livello energetico e quindi molte sono misurabili con la conoscenza del metodo corretto. Restate con noi e condividete!